quindi senza aspettare mesi tra un ciclo di stimolazione e l'altro, e soprattutto il dato più positivo è questo tasso molto ridotto di gemellarità, soltanto 3,6%. Ma vediamo cosa succede in questi stessi pazienti, quelli che hanno fallito il primo ciclo e che sono state avviate a una fecondazione assistita tradizionale. Parliamo di 263 cicli, vedete qui siamo arrivati all'89% di prelievi ovocitari. L'82% di queste 243 cicli sono arrivate al transfer dell'embrione, ci sono state 54 gravidanze, quindi parliamo del 20%, un risultato non entusiasmante, però teniamo presente che queste sono state una selezione negativa, cioè queste sono le pazienti che non sono rimaste incinte al primo ciclo, quindi ci si può anche aspettare una performance meno buona. E il dato naturalmente non buono è questo aumento di quasi 10 volte della gemellarità, cosa, ecco, questo è allineato con i risultati che noi tutti conosciamo, e sicuramente questo è un problema che rimane nella fecondazione assistita, ma tanto per avere un'idea della performance. Infine parliamo di protocolli con HCG a basse dosi, che sono quelli che utilizziamo noi a Bologna nel nostro gruppo, e l'uso dell'HCG a basse dose dell'LH volendo deriva dalla comprensione di una serie di meccanismi fisiologici. Cioè, il concetto fondamentale è che l'LH e l'HCG sono sì utili per stimolare le cellule della tega, sia dei piccoli follicoli che quelli di maggiori dimensioni, per produrre androgeni, quindi il substrato che serve per la produzione di estrogeni, ma che nei follicoli di maggiori dimensioni, più maturi, l'LH e l'HCG svolgono delle azioni che sono simili o sovrapponibili a quelli dell'FSH. Quindi l'HCG in queste condizioni, in questi follicoli maggiori, è in grado di stimolare la crescita dei follicoli e indurre anche dermatasi, quindi stimolare in maniera più incisiva la produzione di estrogeni. Questo è il protocollo che abbiamo proposto io e la dottoressa Bagnini già all'inizio di questa decade, e cioè utilizzare un approccio, diciamo, più fisiologico. Noi sappiamo tutti che nel ciclo mestruale normale la fase follicolare ha livelli di FSH più elevati, che poi calano nel corso della fase follicolare media e tardiva, ed è questo esattamente quello che facciamo, cioè arrivati circa alla metà della stimolazione abbassiamo l'FSH, ma questo sarebbe un coasting, tutto sommato niente di nuovo. Quello che è diverso è che noi a questo punto aggiungiamo HCG a basse dosi, che continuiamo fino al momento dell'induzione dell'ovulazione, tenendo presente il fatto che l'HCG a questo stadio, con questi follicoli di maggiori dimensioni, è in grado di stimolare la crescita follicolare. Per sintetizzare una storia molto lunga, questo è lo studio che abbiamo pubblicato nel 2005, tanto per darmi le grafiche di come lo facciamo: due gruppi di pazienti, il primo trattato con il protocollo tradizionale fino al momento della somministrazione dell'HCG, il secondo gruppo in cui, quando abbiamo visto lo sviluppo di almeno 6 follicoli 12 mm e estrogeni al di sopra di 600 microgrammi millilitro, abbiamo sospeso l'FSH e l'abbiamo sostituito con 200 unità al giorno di HCG. Queste erano pazienti soppresse con agonista del genere A. E questo è il dato ecografico, che è molto importante, perché ovviamente quando noi togliamo via l'FSH abbiamo paura che i follicoli regrediscano. I follicoli, effettivamente alcuni follicoli regrediscono, ma regrediscono quei follicoli che noi non vogliamo, cioè i follicoli di piccole dimensioni al di sotto di 10 mm. Vedete una diminuzione significativa sia nel pazienti che avevamo stimolato con HMG che con quelli che avevamo stimolato con FSH ricombinante. Mentre i follicoli di maggiori dimensioni, che sono quelli che ci interessano, che sono quelli che hanno i recettori per l'LH sulle cellule della granulosa, continuano a crescere senza problemi. Quindi noi ci ritroviamo alla fine della stimolazione con un buon numero di follicoli per il prelievo ovocitario. E questo è confermato dai risultati clinici. Vedete, nessuna differenza nel numero di ovociti maturi che noi abbiamo ottenuto nel gruppo senza HCG rispetto al gruppo con HCG a basse dosi, ma dato positivo di questa riduzione significativa nella quantità di FSH e il costo complessivo della stimolazione, numero di embrioni uguale, numero di gravidanze ottenute, anche in questo caso non diverso significativamente. Quindi quali sono i benefici di questo approccio? Sono una significativa riduzione dell'FSH che noi utilizziamo, il fatto che non vi sia l'utilizzazione prematura del follicolo, una cosa di cui tutti
tutti avevamo un po' paura quando abbiamo cominciato a usare queste dosi di HCG, questo può aumentare la qualità dell'ovocita, dell'embrione, attraverso l'azione degli estrogeni intracollicolari che permettono di ottenere una migliore maturazione ovocitaria, soprattutto a livello del citoplasma, ecco il dato che vi dicevo molto interessante, la possibilità potenziale di prevenire l'iperstimolazione ovarica. Perché? Perché da un lato noi stimoliamo la crescita dei follicoli di maggiori dimensioni, che non sono quelli però che ci danno l'iperstimolazione ovarica, ma dall'altro riduciamo lo sviluppo dei follicoli piccoli, che sono quelli di cui noi abbiamo paura. Quindi in conclusione abbiamo a disposizione ormai un ampio spettro di farmaci e di regimi che possono essere utilizzati per il management delle nostre pazienti candidate per la curazione medicalmente assistita, e la maggiore efficacia, sicurezza e semplicità d'uso sia per i pazienti che per i medici, ad esempio la possibilità di questi nuovi farmaci in linea di massima di essere somministrati in via sottocutanea rispetto a quella intramuscolare, quindi di essere somministrati dalla paziente senza bisogno dell'intervento di un medico o di un'infermiera, diciamo questi sviluppi potranno portare ad un miglioramento dei risultati e del trattamento delle coppie con problemi di fertilità. Vi ringrazio.